Buonasera telespettatori di RTA, benvenuti al telegiornale. Sono state decine, informa il Comitato L'Aria del Borgo, le segnalazioni fatte nella giornata di ieri da cittadini, per lo più residenti nel quartiere di San Rocco di Borgotaro, che hanno denunciato per tutta la giornata la percezione di odore acre di plastica bruciata. In diversi hanno lamentato di non poter aprire le finestre, altri di essere tornati ad avere bruciore a gola, occhi e naso. Altri ancora hanno documentato con immagini eritemi alla pelle. Una situazione definita da molti cittadini ormai insostenibile e della quale con toni anche accesi se ne è discusso ieri sera nel corso del Consiglio Comunale. Al di là di quello che era l'ordine del giorno di carattere piuttosto ordinario del Consiglio Comunale di Borgotaro, il dibattito si è incentrato su uno scambio di opinioni dai toni piuttosto accesi tra il consigliere di minoranza Luciano Avalli e il sindaco Diego Rossi relativamente alle misure che la minoranza chiede all'amministrazione di prendere per far cessare la situazione dei disturbi fisici generalizzati per sostanze presumibilmente presenti nell'aria all'interno di Borgotaro capoluogo. Ed è stato anche detto che poi da parte dei cittadini esistono delle difficoltà di comunicazione con gli uffici preposti di ARPA. Ma noi, voglio dire, non è la prima volta, ma stasera abbiamo posto con forza un problema sociopolitico, al di là delle meline che fanno i vari enti e i tecnici. Cosa intende fare il sindaco e questa amministrazione per eliminare questo disagio, voglio dire, questi malessere che i cittadini provano da ormai 2 anni? Quindi è inutile nascondersi dietro tecnicismi. Questa amministrazione deve dare delle risposte e le risposte devono essere date dal sindaco e dalla sua maggioranza, per il semplice fatto che sono loro i responsabili di ciò che sta accadendo a Borgo Valditaro. Di conseguenza il sindaco, come al solito, si è nascosto dietro al fatto che gli enti dicono questo, quello e quell'altro, ma ormai noi poniamo delle domande dirette a lui, perché i cittadini sono esasperati, non ne possono più, si rivolgono anche a noi, ma noi non sappiamo più cosa fare per dare risposte. Come noto, l'amministrazione comunale di Borgotaro ha attivato da subito nel gennaio del 2017, al primo presentarsi di situazioni di segnalazioni legate alla presenza di odori, tutti gli strumenti di controllo e di intervento necessari a garantire le azioni di miglioramento ambientale e di garanzia sanitaria per la popolazione. Credo che in questo anno e mezzo tanto sia stato il lavoro fatto attraverso gli enti di controllo, attraverso la collaborazione con ARPA, con ASL e credo che anche tanta parte di quello che era il disagio segnalato nell'inverno primavera del 2017 sia stato superato e risolto. Oggi, negli ultimi mesi, come anche questo è stato più volte ribadito anche sui mezzi di stampa, sono stati attivati degli ulteriori livelli di coinvolgimento attraverso un tavolo di garanzia che coinvolge anche la regione Emilia-Romagna. Sicuramente la indisponibilità fino ad oggi dimostrata da parte della minoranza di partecipare, di nominare dei propri esponenti tecnici all'interno di questo strumento di ulteriore controllo non facilita e non aiuta a velocizzare il percorso di risoluzione del problema. Quindi anche questa sera abbiamo invitato la minoranza a condividere questo percorso nel suo ruolo, con la sua attenzione e con le sue osservazioni, ma indubbiamente oggi quello che abbiamo messo in campo, oltre al lavoro fatto in questo anno e mezzo, è, dicevo, questo tavolo di garanzia, il comitato tecnico scientifico con il supporto del CNR, dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi dei massimi livelli nazionali di ricerca ambientale e di verifica sanitaria che diano certezza e garanzia alla nostra popolazione. È però stato segnalato anche che ci sono delle grosse difficoltà di comunicazione da parte dei cittadini per contattare ARPA e denunciare eventuali disturbi. Questo è stato segnalato questa sera da un consigliere comunale, quindi ci siamo fatti carico di verificare con ARPA effettivamente la funzionalità dei mezzi di segnalazione, dei canali di segnalazione che devono naturalmente essere correttamente funzionanti.
relativamente alla cosiddetta parte ordinaria, il Consiglio Comunale ha approvato il cosiddetto bilancio consolidato, ovvero una ricognizione a posteriori del conto consuntivo e della situazione delle società partecipate. Sì, un adempimento normativo che in queste settimane tutti i consigli comunali stanno svolgendo, come anche il nostro questa sera. Si tratta di una verifica appunto dei dati contabili delle società partecipate all'interno delle quali il comune detiene una quota superiore al 10%, per noi si parla di Montagna 2000 e dell'ASP Rossi Sidoli. L'allineamento è stato curato dal punto di vista tecnico da parte dei nostri uffici finanziari, che ringrazio insieme alla assessore al bilancio, al vice sindaco, hanno svolto questo lavoro in maniera particolarmente accurata e tant'è che i pareri sia tecnici interni che del revisore dei conti sono stati assolutamente favorevoli, e questo ci consente quindi di chiudere questa sessione di bilancio così come previsto dalla norma. Voltiamo pagina. Da quest'anno, come sapete, la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto ha cambiato collocazione. Da settembre è passata ad ottobre, nel primo weekend del mese, proprio nel periodo di maggiore nascita del protagonista assoluto dell'evento, ovvero il re dei boschi, il porcino. Si avvicina a grandi passi la 23esima edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, un'edizione che, a differenza degli scorsi anni, giunge proprio nel pieno del periodo del Re dei Boschi, ovvero in questo fine settimana, dal 5 al 7 ottobre. Una kermesse dedicata ad uno dei prodotti più importanti del territorio della Valtaro, unica a carattere nazionale e gemellata da ben 17 anni ormai con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Sono migliaia i metri quadrati al coperto che ospiteranno i padiglioni, dove potremo trovare stand enogastronomici, show cooking, eventi enogastronomici con ospiti di livello nazionale, nonché convegni, mostre, intrattenimento per grandi e bambini, e nel grande ristorante con 700 posti a sedere potremo degustare i menù a base di porcini appositamente ideati da chef internazionali, come insalata di porcini crudi, crostini di polenta, i porcini trifolati, funghi porcini fritti, risotti, scaloppini ai porcini, arrosti e ai funghi. Nell'area esterna, estesa su altre migliaia di metri quadri, vi saranno mostre di trattori d'epoca e antiche rievocazioni storiche in campo agricolo, raduni d'epoca, mercatini, sport, luna park ed altro ancora. Non mancheranno street food e birrifici con prelibate birre artigianali, degustazione di vini e cocktail particolari. E in serata grandi attrattive con famosi gruppi live e DJ set, concerti, folklore e tanto divertimento. Come sempre all'esterno, comodi parcheggi con personale addetto. La 23esima Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto è dunque ai nastri di partenza. Mancate solo voi. Arrivederci al prossimo fine settimana. La provincia di Parma ha sistemato alcuni tratti viari nel comune di Tormolo. Vediamo il servizio. Provincia ancora al lavoro sulle strade di montagna. Oltre al ripristino del manto bituminoso a Scopolo, nella frazione di Bedonia, sul quale vi forniremo ulteriori dettagli, sono terminati i lavori sulla strada provinciale 24 tra Tornolo e Tarsogno. Erano diversi i tratti sui quali la pavimentazione stradale presentava diverse imperfezioni e irregolarità, tanto da dividere l'operazione complessiva in due tranche. In un primo finanziamento sono stati stanziati 70.000 euro dalla provincia per asfalti compresi tra il Lido del Groppo e l'incrocio tra le strade provinciali 24 e 523R nei pressi dell'ex Hotel Miramonti a Tarsogno, i cui lavori si sono conclusi i primi d'agosto. Nella seconda tranche di 80.000 euro le operazioni hanno interessato principalmente le zone comprese tra il cimitero del comune di Tornolo e via Provinciale Nord, all'ingresso del paese di Tarsogno. Si tratta di un intervento necessario che ha portato al sostanziale miglioramento della strada e della viabilità. Di comune accordo tra l'amministrazione locale e provinciale è stato deciso di lasciare momentaneamente fuori dal piano di asfaltamento le strade che percorrono i centri abitati, in quanto a breve verrà istituita interamente una nuova illuminazione pubblica sia a Tarsogno che a Tornolo, dove la provincia, peraltro, ha in programma di sostituire i circa 40 metri di ringhiera che costeggiano la carreggiata tra la chiesa di San Bernardino e un noto bar del paese. Il comune
di Bedogna e l'Arma dei Carabinieri organizzano per venerdì 5 ottobre alle 20.45 presso la Casa del Volontariato la conferenza sul tema violenza di genere, che fare, prevenzione e strategie di intervento. La serata sarà introdotta dal sindaco Carlo Berni, mentre il relatore sarà, come di consueto, il maggiore Agostino Gentile, comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo Valditaro. La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte a questo incontro. Tante le persone che nella giornata di domenica scorsa si sono avvicendate al banchetto organizzato in Via Nazionale a Borgo Taro dall'associazione NAD No al Dolore per avere informazioni su come curare il dolore cronico ed acquistare gli oggetti in vendita per sostenere l'attività del NAD. Ogni anno in questo periodo noi siamo fuori con la nostra, io la chiamo bancarella perché in sostanza è una bancarella. Siamo qua anche per aiutare ISAL a far conoscere che si possono curare i dolori cronici, oncologici e no. Ma sono qua anche perché abbiamo presentato con la Giunta le disposizioni anticipate di trattamento e voglio farlo sapere ai cittadini. Molti cittadini non sanno ancora che possono stabilire come arrivare e cosa devono fare quelli che vivono intorno a noi, come arrivare alla fine della loro vita. Quindi noi cerchiamo di fare sapere questo. Nel frattempo diamo, come al solito, delle noci freschissime, molto buone, che vengono da Sorrento, delle marmellatine, cerchiamo di farci conoscere nel modo solito, insomma. Ma secondo me è importante sempre questa puntata che facciamo, che è la seconda durante l'anno, perché diamo anche rendiamo note ai cittadini che noi cerchiamo di lavorare per loro, anche per noi, ma per loro, nel senso che chi ha dolore non lo vuole subire. Abbiamo, con il raccolto di altri banchetti, abbiamo raccolto delle offerte e abbiamo donato all'ospedale, nella persona della dottoressa Cristiana Bertani, un secondo anno di perfezionamento sul dolore cronico, come si può curare, come si può intervenire, cosa si può fare. E adesso volevamo anche riuscire a fare un regalo di questo tipo a un infermiere, sempre all'ospedale ma nella persona di un infermiere. Il modo più sicuro per aiutare i cittadini, secondo me, è proprio questo. Restiamo nel comune di Borgo Taro, dove la comunità parrocchiale di Sant'Antonino si prepara alla festa della Madonna del Rosario, in programma domenica 7 ottobre nella chiesa di San Domenico. Tra i diversi appuntamenti in preparazione alla giornata vi segnaliamo quello di venerdì 5 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Domenico, con il concerto lirico Preghiere in Musica. Condurrà il maestro Roberto Barrali, straordinario pianista e direttore musicale, con la partecipazione di importanti artisti del canto lirico. Gli artisti impegnati in concerti in tutto il mondo faranno tappa a Borgo Taro per offrire alla cittadinanza una inedita occasione di musica e spiritualità. Ricordiamo che domenica 7 alle 10.30 in San Domenico si terrà la Santa Messa animata dai canti del coro di Sant'Antonino, cui seguirà la processione per le vie del centro accompagnata dalla musica del corpo bandistico borgotarese. Allattiamo insieme il flash mob organizzato in occasione della settimana dell'allattamento al seno, che prosegue anche nella giornata di domani a Borgo Taro presso il servizio Salute Donna all'ospedale Santa Maria. Alle 10.30 sarà inaugurata la stanza di allattamento. Questa iniziativa è promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le aziende sanitarie, gli enti e i gruppi di sostegno. Domenica 7 ottobre alle 17 nella sala congressi del Palazzo Maria Luigia a Bardi, Nuvolette sotto il castello, ovvero il fumetto di ieri e di oggi e non solo, raccontato da Moreno Burattini, autore e curatore di Zagor, un appuntamento organizzato dall'Associazione Culturale Il Cammino Valceno e curato da Roberto Orzetti. Restiamo in Valceno, auto d'epoca hanno sfilato grazie ad un raduno organizzato da Ruote e Raggi. Tra le varie tappe, quella al Castello di Golaso, alla Fortezza di Bardi e a Varano, con conclusione in autodromo.
niente, c'è questo piccolo raduno per quest'anno di Auto d'Epoca. Diciamo che qua il posto Golaso è stato scelto un po' all'improvviso, ecco, ci hanno chiesto un attimo se potevano visitare, noi naturalmente siamo stati ben contenti, abbiamo offerto qualcosina e adesso siamo qui per, diciamo, ci siamo ritrovati anch'io essendo appassionato di Auto d'Epoca. È stato un po' una cosa così, ecco, danno una curiosata al castello, vedono un po' le mura, la costruzione come è stata fatta e poi ci dirigiamo verso Bardi naturalmente per vedere la bella fortezza che abbiamo nella nostra Valceno, ecco tutto qui. Il raduno è stato organizzato da Ruota Raggi e c'è un bel gruppo di auto e siamo abbastanza contenti, adesso continuiamo il raduno. Poi torniamo a Varano per domani che si va al Museo Guatelli per vedere tutto, diciamo, le attrezzature vecchie agricole, il museo, e qualcuno si fermerà in autodromo che è più appassionato per correre, per fare qualche giro in pista e diciamo un raduno è finito lì, ecco, domenica pomeriggio si fa una sfilata nell'autodromo e si chiude. Previsioni meteo per domani, mercoledì 3 ottobre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in flessione, valori intorno ai 3-4 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento con valori intorno ai 19 gradi, venti deboli in prevalenza settentrionali. I programmi della serata cominciano alle 20.35 con 80 Nostalgia, alle 21.10 Epoca che storia, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23 Rivediamoli del 1998. Per questa sera è tutto, come sempre un grazie a voi per essere rimasti in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata e a domani.